Allora, il mio è un percorso un po' atipico. Sono nata a Lucera, in provincia di Foggia, ho fatto tutte le elementari e le medie a Lucera, poi a Foggia alle Marcelline il liceo, perché era l'unico liceo che mi dava la possibilità di fare una specie di scientifico con però lingue moderne. Quindi avevo all'inizio latino, inglese e francese, poi il latino è stato sostituito dal tedesco, però avevo anche fisica, 5 ore di fisica e 4 ore di matematica, quindi era una scuola molto completa e al tempo le scuole pubbliche non offrivano questa cosa. E dopodiché poi facevo sport anche in Puglia, ho fatto basket anche a livello semiprofessionistico, ho giocato a Lucera, poi a Foggia, poi nel Play Basket Barletta in A2. Ho fatto anche selezioni per la nazionale juniores e poi a un certo punto, prima della maturità, mio padre, d'accordo con le suore del liceo, mi ha fatto una specie di minaccia offerta dicendo: smetti il basket perché alle Marcelline non arriva un 60 da troppi anni e tu sei una delle potenziali candidate, però devi studiare di più perché vai benissimo, sono delle materie che ti piacciono, le altre sono un pochino così e siccome era una scuola privata bisognava fare la maturità in tutte le materie. E quindi mi ha detto: chiedimi quello che vuoi, se per smettere il basket ti posso dare qualsiasi cosa. E io ho pensato qualcosa che secondo me lui non avrebbe mai potuto trovare, e cioè windsurf, perché erano gli fine anni 80 e negli anni 80, anzi non fine, inizio anni 80, negli anni 80 era difficile in Puglia trovare windsurf. E io ero appassionatissima già dall'epoca di vela, facevo barca a vela sul Gargano con una ragazzina francese che veniva ogni estate a Peschici. E quindi alla fine lui è stato però più furbo di me, è riuscito a trovare questo windsurf, un giorno è venuto a prendermi a scuola con il windsurf sul tetto, tutto sorridente, e lì ho dovuto mantenere la promessa di smettere il basket, smettere di andare ad allenarmi tutti i giorni a Foggia con una squadra maschile di Serie D e weekend fare partite anche fino in Sicilia e Sardegna con la A2 a Barletta. E ho iniziato a studiare tantissimo, era tipo 4 mesi prima della maturità essenzialmente, però gli ho chiesto in cambio di portarmi ogni giorno a fare windsurf e andavamo a Marina di Lesina dopo scuola tutti i giorni e poi io studiavo per recuperare tutto quello che non avevo fatto nelle materie che non mi piacevano. Ero bravissima in tutte le lingue, in fisica, un po' meno nelle materie tipo storia dell'arte, ero anche molto brava in italiano scritto, ma letteratura non la studiavo, quindi però alla fine il 60 l'ho avuto. E lì mi è sorto un dubbio perché, essendo molto brava nelle lingue, già lavoravo d'estate come interprete in fiera, avevo una mia certa indipendenza per comprarmi un po' le cose che volevo, i miei avevano divorziato, ero la prima di 5 figli, quindi per me essere indipendente era fondamentale. Però mi piaceva tantissimo la fisica che avevo portato alla maturità, per cui ho fatto anche là, mi sono affidata un po' al caso, mi sono iscritta a fisica all'Aquila per fare poi astrofisica, questa era l'idea. E contemporaneamente mi sono iscritta all'esame d'ammissione alla scuola interpreti a Trieste perché ero molto brava nelle lingue e quello era un percorso, diciamo, facile che mi avrebbe consentito di essere subito indipendente, mentre fisica voleva dire investirmi molto nello studio e forse non mi avrebbe lasciato tempo per lavorare contemporaneamente. E alla fine ho lasciato decidere al caso, siccome a Trieste c'era una selezione molto, molto spinta, avevo deciso se mi prendono a Trieste andrò lì. E alla fine mi hanno presa a Trieste sia in francese che in inglese con il doppio test e quindi ho detto: no, questo è un segno del destino, vado a fare a scuola interpreti. Devo dire che mi è piaciuto moltissimo fare a scuola interpreti perché era estremamente challenging. Bisognava passare tantissimi esami ogni anno per superare l'ostacolo e c'era un altissimo tasso di fallimento, soprattutto chi voleva fare simultanea. Per me il challenge era fondamentale. E con molto entusiasmo ho fatto la scuola interpreti, ho continuato a giocare a basket, a insegnare windsurf e quindi potevo andare a sciare pagandomi da sola le vacanze, mantenendomi gli studi essenzialmente senza pesare sulla famiglia. Poi ho fatto anche un periodo di studi in Belgio, un altro a Londra, grazie a questa scuola. Non rimpiango affatto di averla fatta, è una scuola di eccellenza che mi ha insegnato a mirare molto in alto, a essere molto esigente con me stessa. E a essere anche umile perché i prof erano davvero durissimi. E ho coltivato comunque la mia passione per la scienza con Scientific American, a cui ero abbonata, e anche quando dovevo fare dei lavori extra per l'università era sempre nell'ambito scientifico. Poi a Trieste c'era il sincrotrone, c'era Carlo Rubbia che era il presidente del sincrotrone, quindi avevo comunque questo background di scienza. Tutte le conferenze che andavo a interpretare come simultaneista erano sempre in ambito scientifico. E così via. Quando ho finito l'università con la tesi in linguistica computazionale, tra l'altro,
La carriera era andare il massimo, andare a Bruxelles a fare l'interprete in cabina di simultanea, cosa che ho provato a fare, ma era talmente noioso che veramente avevo deciso che se quello era il top della carriera era molto peggio degli studi, per cui dovevo cambiare. E man mano che continuavo a fare l'interprete cercavo altre posizioni. Un giorno sul Corriere della Sera ho visto questo annuncio: il direttore generale del CERN cerca un assistente, una personal assistant. La descrizione aveva in comune con me soltanto la parte di conoscenza delle lingue, che la mia era anche molto più specializzata di quanto fosse necessario, e per il resto non corrispondeva affatto a quel profilo. Però siccome avevo visto questo annuncio comparire regolarmente su vari quotidiani, non soltanto in Italia, mi è sembrata una bella sfida e ho applicato. Mi hanno chiamata a Milano per una selezione, la signora che faceva le selezioni ha detto: tu sei la persona ideale per Rubbia, anche se lui non lo sa e cerca un profilo totalmente diverso, più tradizionale, che però non ha funzionato finora, perché ogni persona che aveva preso con questa selezione poi dopo era partita con sia crisi isteriche oppure perché le mandava via lui. Per cui io ero la 17esima persona che lui provava, e dopo 2 mesi di tentativi di farmi andare a fare un board al CERN da parte della cacciatrice di teste milanese, alla fine lui ha detto: vabbè, mandatemi questa perla. E quando sono arrivata è stato un colpo di fulmine con lui, perché alla fine si è reso conto che anche se non corrispondevo come età, come esperienza, come formazione al profilo di una segretaria di alta direzione, alla fine del colloquio, rivolgendosi a un suo consigliere, mentre io partivo già nel corridoio del quinto piano, ha detto: vabbè, questa qui c'ha le palle, la prendiamo. E quindi è iniziata un'avventura favolosa con Carlo Rubbia come suo personal assistant, che mi ha rimesso in contatto col mondo della scienza che tanto mi attraeva fin da bambina. Io a 6 anni dicevo che volevo fare l'astronoma. E con lui è stata un'avventura galoppante, perché è un personaggio molto invasivo, super esigente, il massimo della challenge che avrei potuto sperare, per cui ha funzionato, avevo molta energia, una persona meno giovane di me non avrebbe durato, come è stato anche dimostrato statisticamente nell'anno prima. E sono stati 4 anni e mezzo che sono volati, molto intensi, in cui ogni giorno c'era un challenge diverso, in cui il lavoro che facevo era completamente diverso da quello di una tradizionale personal assistant, e gli anni in cui ho imparato moltissimo. Quando lui ha finito la direzione generale mi ha chiesto di continuare a lavorare con lui, intanto avevo avuto un contratto permanente al CERN, però lavorare a vita con Rubbia no, sono bastati quei 4 anni e mezzo, avevo raggiunto la mia maturità, mi ero iscritta nel frattempo al master in giornalismo scientifico, perché al CERN la comunicazione cominciava a diventare importante e strategica per il laboratorio, e quindi col nuovo direttore generale si era creato un gruppo di comunicazione legato alla direzione generale, che riuniva dei servizi che esistevano già, ma erano più che altro dei servizi creati dalla domanda stessa, il servizio visita, il servizio stampa e così via. Per la prima volta negli anni 90 è stato creato un ufficio, un gruppo congruo con una strategia di supporto alla direzione generale, che doveva far approvare il Large Hadron Collider, che era il nostro grandissimo acceleratore di particelle. Per cui ho iniziato contemporaneamente a seguire questo master a Trieste, che poi ho concluso in un anno invece che due, e a dirigere il servizio di visite e esposizioni del CERN. Questo è stato il mio primo lavoro nell'Outreach. Contemporaneamente, grazie al master, ho iniziato a scrivere per Newton, e poi è iniziata anche una collaborazione con la televisione, con Rai Educational, e quindi mi sono trovata a unire tutto quello che avevo studiato e amato nella mia gioventù. Le lingue per forza, perché qui ci si esprime in inglese e in francese come minimo, poi l'italiano e la scienza, perché gestivo la scienza e la cultura scientifica per la comunicazione, e poi appunto il giornalismo scientifico grazie ai leave che mi prendevo dal CERN, e che il CERN mi dava la possibilità di prendermi per fare altre cose, come per esempio seguire spedizioni in Antartide con il gruppo di ricerca italiano e francese, oppure altre spedizioni estreme, perché comunque stare in un posto ferma a me non piace, e quindi ho potuto seguire anche altre carriere di giornalismo scientifico contemporaneamente a quella del CERN. E oggi mi trovo a dirigere il gruppo di comunicazione audiovisiva, che è all'interno del più grande gruppo di comunicazione generale, ed è un lavoro molto appassionante, anche quello pieno di sfide. Il CERN è un laboratorio alle frontiere della conoscenza e della tecnologia, e quindi per definizione ogni giorno offre sfide e nuovi argomenti che noi dobbiamo tradurre in filmati,
testi, siti web, eventi, musei, esposizioni fruibili dal grande pubblico. È un lavoro veramente appassionante e alla fine direi che veramente nel mezzo del cammin della mia attuale vita penso di aver raggiunto proprio tutti gli obiettivi, anche se senza una visione di lungo termine, cogliendo le opportunità che c'erano ed essendo capace di surfare l'onda dell'opportunità che mi si presentava al meglio delle mie competenze.